tornato. È tornato tra noi. Casa mia. È qui che devo vivere. Al Papa Eremita Celestino V è legata una data che è quella del 13 dicembre del 1294, quando pronunciò la celeberrima rinuncia al pontificato per tornare da umile eremita nel luogo dove aveva scelto di vivere per oltre 50 anni, il suo Morrone. In quel giorno si celebra l'autentica apoteosi di Pietro Angelerio. Il suo monito avverso le lusinghe e le insidie del potere in quanto tale rappresenta una pietra miliare nella storia e nella cultura occidentale. L'apoteosi vera di Celestino avviene il 13 di dicembre, il giorno in cui fa la rinuncia, il giorno che lo rende famoso per la storia, per sempre, che lo fa diventare un momento di cesura fra il passato e il futuro della Chiesa e della cultura occidentale, perché è la prima volta che un Papa che si dimette in diretta polemica con il potere. Per quello noi, ormai da 4 anni, e speriamo di andare avanti in futuro con le associazioni locali come i Volontari delle Frazioni, come la Fondazione per il Morrone, come l'Ufficio di Promozione Culturale di Sulmona, per ribadire il senso di questo giorno. Celestino è il 13 dicembre, il giorno in cui smette di essere Papa per tornare a essere un semplice uomo di Dio. A 727 anni dall'evento lo si è voluto ricordare e celebrare proprio nel luogo che lui scelse come rifugio dopo l'avventura del papato, il suo eremo sul Monte Morrone, il luogo del ritorno, inteso come ritorno alle origini della sua scelta di coscienza e di fede. Possiamo dire che il solo ricordo ha già una grande importanza. Importanza perché è la zona, qui è il, diciamo, è il Morrone che era la sua casa, ma soprattutto il suo territorio di spiritualità. Quindi lui, come elemento fondamentale, cerca di ritornare qua dopo aver fatto il Papa, e in qualche modo lui si spoglia del potere di Papa per diventare, diciamo, povero, semplice come era stato in precedenza.